Autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Autobiografia di uno yogi è un libro bellissimo che tutti i ricercatori spirituali della verità dovrebbero leggere. È la vita di Paramahansa Yogananda in un contesto spirituale indiano che trasporta in un'altra dimensione. Una dimensione di grandissima spiritualità in cui avvengono cose incredibili e miracoli di ogni tipo. Yogananda inizia dedicando i primi due capitoli ai genitori, che erano devoti del maestro Lahiri Mahasaya. Fu portato dalla madre, da questo maestro, quando era ancora piccolissimo e ricevette da lui una benedizione speciale. All'età di 8 anni guarì miracolosamente e all'istante dal colera mortale, rivolgendosi proprio a Lahiri Mahasaya, che morì 2 anni dopo la sua nascita. Questo maestro era stato iniziato al Kriya Yoga da Babaji, un misterioso avatar che appariva prevalentemente sull'Himalaya e si materializzava e smaterializzava a suo piacimento. Avatar dai grandi poteri. Anche Lahiri Mahasaya poteva controllare la materializzazione e smaterializzazione degli atomi e fu autore di grandi prodigi e miracoli, compreso donare la vista a un cieco fin dalla nascita. Nel libro vengono descritti numerosi incontri con maestri spirituali di grandissimo spessore. Straordinario il racconto che riguarda Swami Pranabananda, il santo dei due corpi, in grado di materializzarsi contemporaneamente in due luoghi attraverso la bilocazione. Determinante e previsto dai piani divini l'incontro con Sri Yukteswar, uomo severo, ma semplice e amorevole, che con i suoi insegnamenti ha fatto crescere spiritualmente Paramahansa Yogananda, fino ad avere contatti diretti con l'universo, con Dio. Tra i moltissimi racconti voglio ricordare l'incontro con Gandhi, il quale espresse il desiderio di ricevere l'iniziazione al Kriya Yoga proprio da Paramahansa Yogananda. Si incontrò anche con il poeta Rabindranath Tagore, con il quale ebbe un bel confronto tra le loro due scuole. Particolare l'incontro con Therese Neumann, la santa che non mangiava mai, nutrendosi del prana della luce solare e che andava in estasi rivivendo la passione del Cristo, con le stesse sofferenze. Bellissimo anche l'incontro con Ananda Mahima, che significa madre permeata di beatitudine. È sufficiente guardarla per comprendere l'intensità di luce che è in lei, una bellezza sia interiore che esteriore, che penetra a livello sottile chi si trova con lei, o anche solo se la si osserva attraverso le foto. Paramahansa Yogananda ebbe quindi la fortuna di incontrare Babaji, che gli apparve a una festa indiana. Un capitolo che mi ha colpito particolarmente è quello della resurrezione di Sri Yukteswar, apparso a Paramahansa Yogananda 3 mesi dopo la sua morte, apparso in carne e ossa. Infatti poté toccarlo e abbracciarlo. Qui Sri Yukteswar racconta cosa c'è nell'aldilà e come si continui il processo di evoluzione spirituale, dimensioni alte o basse a livello vibrazionale,
a seconda di come abbiamo vissuto sulla Terra. Paramahansa Yogananda ha voluto trasmetterci un messaggio oltre le religioni. Lui stesso apprezzava sia l'induismo, le sue tradizioni e la sua storia, che il cristianesimo. Infatti era letteralmente innamorato di Gesù e scrisse molto anche su di lui. Fondò scuole spirituali negli Stati Uniti, nelle quali insegnò la pratica del Kriya Yoga, che oggi viene insegnato in molte scuole nel mondo. La sua missione fu appunto quella di unire le religioni, portando questo messaggio in Occidente, trasferendosi in America fin da giovane, inviato dal suo maestro per diffondere la pratica del Kriya Yoga. Concludo ringraziando e abbracciando cosmicamente la grande anima di Paramahansa Yogananda, un essere dal cuore infinito. Grazie Paramahansa Yogananda e grazie anche a Sri Yukteswar, Lahiri Mahashaya, Babaji. Che Dio vi benedica.